Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Weird Stuff. In questo episodio parleremo di una foto. Una foto molto speciale, perché la foto è forse la presunta Madonnina di Medjugorje. Io detengo il positivo di questa foto. La foto mi fu regalata da una vicina, la quale era una focolarina ed ebbe ad avere il positivo in regalo, direttamente dalla persona che io però non conosco, che è quella che ha fatto la fotografia. Seppi però che il fotografo era di Livorno e, a quanto ricordo, nel 1988 o nel 1989 il fotografo ebbe ad andare in pellegrinaggio a Medjugorje e scattò varie fotografie. Non detengo il negativo della foto e non so con quale tipo di macchina fotografica è stata scattata la foto. Non so che tipo di pellicola fu usata per scattare la foto. Non conosco il contesto del momento dello scatto. All'epoca mi ricordo che ero appena un adolescente. Quando mi fu regalata questa fotografia, provai a farci una ricerchina paranormale sopra, avendo appena terminato il biennio di fisica e chimica alle superiori. Non ero di certo uno scienziato, ma la cosa mi appassionava. Divisi, come primo punto, la foto in sezioni, evidenziando i colori presenti. All'epoca non c'erano scanner e il mio Apple IIe non aveva le capacità di elaborazione dati che oggi ha un normale computer. Quindi presi dei lucidi, quelli che vedete a video, ed evidenziai a mano e osservando la fotografia con la lente tutte le aree e le porzioni di foto che a mio avviso rappresentavano i colori indicati nella fotografia. Quindi la divisi in varie sezioni per colore. La grande quantità di blu, blu e blu scuro e nero presente nella foto mi fece ritenere che nel momento della foto la luce che aveva potuto impressionare la pellicola era un fascio luminoso molto vicino al blu ed all'ultravioletto, oppure in alternativa la pellicola era molto sensibile agli ultravioletti, avendo quindi impressionato solo nel blu e nelle sue frequenze più prossime. Dietro alla fotografia blu esiste come una sorta di mosaico che affiora a malapena, ma è visibile nella parte inferiore della fotografia, come se fosse stata una doppia sovraimpressione della pellicola. Osservando la fotografia con la lente si notano, immerse nel grande blu e nel celeste, un'enorme quantità di faccine, con volti talvolta incastonati, con lineamenti confusi, in due o più persone. Io ne ebbi ad evidenziare all'epoca almeno 13. Per rivederle, praticamente, ho evidenziato poi la massa dei colori delle faccine in giallo, sovrapponendole poi alla fotografia in modo da evidenziarne la possibilità di riconoscimento. Oggi con GIMP è facilissimo fare quello che all'epoca era impossibile, quindi ho scannerizzato i lucidi a mano, gli ho rimesso i colori e quindi sinteticamente ho ricostruito la foto, ultimando quello che volevo fare decenni fa con il mio vecchio Apple IIe, il quale non mi permetteva di fare. Nel blu scuro, solo nel blu scuro, a mio avviso si notano i profili dell'Africa occidentale, quasi come fosse una fotografia suborbitale. Solo nel colore bianco è possibile identificare la figura, ossia immediatamente nello spettro del bianco è possibile dare un corretto e pieno significato al significante del tracciato nello spettro del colore bianco, per quanto le informazioni presenti nel bianco siano davvero davvero modeste. Sommando la grande quantità di informazione presente nel blu quanto nel blu scuro quanto nel celeste, che sono, diciamo, colori con una frequenza molto prossima, per quanto blu scuro e celeste siano l'area predominante nella fotografia,
osservando le relative sovrapposizioni delle aree, non è possibile comprendere il significato di quello che si sta osservando dal significante blu scuro più celeste. Se questo filmato vi è piaciuto, non perdetevi la seconda puntata di Weird Stuff, robe veramente strane, in cui ho effettuato con strumenti digitali moderni, quindi scanner a 600 dpi e Photoshop e GIMP, in cui ho guardato dentro questa fotografia, quindi con tecnologia più moderna.